Ciao a tutti e grazie di essere qui come oggi in questo nuovissimo Trotter Vlog del canale. Ebbene sì, a grande richiesta arriva sul canale la serie di manutenzione, quindi una serie di video di manutenzioni e pulizia di questo John Deere 8R. Oggi partiamo con la pulizia dei radiatori, dei filtri, andiamo a verificare l'ora di lavoro in base alla sostituzione dei filtri, quindi dobbiamo andare a vedere se abbiamo fatto 8 ore per la sostituzione dell'olio, dei filtri gasolio e così via. Però in questo video ci soffermeremo sulla pulizia dei tanti radiatori che questa macchina possiede e di tutti i filtri aria, quindi olio, aria motore, aria cabina e così via. Allora, io direi di non perdere altro tempo e partire immediatamente. Bene, ovviamente adesso lo avvierò e lo lascerò acceso anche un pochino per farlo scaldare un attimo, per farlo caricare un attimo. Mi dispiace accenderlo per poi spegnerlo subito. Allora verifichiamo che qua sia spento, a posto, anche poco gasolio. Ecco qua. Perché l'ho tenuto acceso, ma rispetto al tractor vlog in cui l'accendevo il mese scorso, non ci ho fatto ancora ora praticamente, perché non mi serve a parte per i lavori gravosi, ma comunque l'ho spiegato benissimo nei commenti dell'ultimo video. Mi avete chiesto in tanti perché era fermo da così tanto tempo e se andate a leggere i commenti ve lo spiego alla perfezione perché. Allora qua siamo pronti, caricamento delle impostazioni. Un secondo, andremo ovviamente ragazzi, oltre a pulirle esternamente, andremo a pulire anche la cabina, i vetri interni, esterni. Ci soffermeremo su alcuni punti di pulizia che dopo vi farò vedere, perché per esempio la griglia là davanti ha delle parti più chiare, non so se è calcare o se è la vernice che si è un po' scolorita. Spero che non sia la seconda e spero più che altro che sia la prima. Fin per carità, ci sarà sempre da farlo col pennello e l'anticalcare, però spero che non si sia scolorita la vernice lì davanti. Mamma mia, che luce fastidiosa, spero non dia troppo fastidio. Ok, ci mettiamo qua, dovrebbe essere sufficiente. Bene, posizione di parcheggio. Sterzo su e possiamo cominciare la nostra pulizia. Lo lascio acceso un po' che vada appena appena un po' in temperatura, dopo lo spengo e andiamo a effettuare le prime pulizie, soprattutto soffiaggio aria, filtri aria e tutta la carrozzeria. Io voglio andare a vedere qua, spero si veda, un librettino su cui mi segno tutte le cose che sono state fatte, quindi rifornimenti e tutto il resto. Voglio andare a vedere quando sono stati sostituiti i filtri dell'olio, i filtri del gasolio e l'olio anteriore. 400 ore fa, scusate, 350 ore fa è stato sostituito l'olio motore, spero si veda, e l'olio dei riduttori anteriori. Dopo, allora, 1106 ore, cinghia alternatore. Filtri cambio e olio del cambio. Dopo, ovviamente c'è tanta roba, ragazzi, perché mi segno anche tutte le lavorazioni che faccio e tutte le ore e i litri consumati ora, perché non dovete fidarvi del consumo orario che vi dice il trattore, è veramente molto indicativo. L'unica prova valida è il contalite della pistola e le ore che vi segnate con l'orologio. Allora, l'olio è stato i filtri del gasolio, ragazzi, che erano il mio dubbio principale, sono stati sostituiti 800 ore fa. A libretto è il limite e quindi dobbiamo sostituirli per forza. In questo episodio andrò a cominciare la pulizia e andremo prima a pulire tutti i filtri dell'aria e prepararlo per la pulizia, diciamo, della carrozzeria. Dopo andremo a sostituire questi filtri del gasolio perché si sporcherà sicuramente, quindi voglio andare a pulire il gasolio che va un po' dappertutto, quindi vi farò vedere anche la sostituzione dei filtri del gasolio e dopo andremo a cominciare le nostre pulizie interne ed esterne. È andato un po' in temperatura, l'alternatore ha caricato un po' e adesso lo spegniamo.
Perfetto. Cosa andiamo a fare per primo? Andiamo a dare una soffiata molto veloce a tutto il trattore. Lo vado a effettuare con questa pistola normalissima. Qua mi sono preparato un po' di chiavi per aprire dei carter che mi servono, una pistola con il becco lungo per andare a soffiare distante e una pistola che ho già usato in un tractor vlog per pulire dei filtri sempre dell'aria, che spruzza l'aria lateralmente, quindi per andare dentro nei filtri a cartuccia è ottimo. Allora gli diamo una soffiata, ci sarà veramente tanta polvere. Guardate, sto facendo questo giro qua apposta per farmi dire ma l'hai lasciato così sporco, sei un incivile, quindi apprezzate lo sforzo. La damigiana, mamma mia. Io penso che un trattore con una marmita più grossa non esista, però per l'inquinamento questo ed altro. Per non inquinare questo ed altro, perché sennò dopo gli ambientalisti mi denunciano. E allora, sono andato a soffiare molto in generale, perché tanto dovremmo andarlo a lavare, ma vado a soffiare soprattutto le parti che mi interessano per lo smontaggio dei filtri. Tipo qua. Perfetto. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a smontare tutti i filtri e soffiarli, appunto, e dopo vado a montare filtro cabina e prefiltro dell'aria del motore vecchi. Sono dei filtri del penultimo cambio, ancora in buone condizioni e ovviamente puliti. Perché vado a fare questo? Perché quando si va a lavare un trattore, magari un po' nell'aspirazione, un po' di gocce nel filtro della cabina ci vanno, quindi vado a mettere dei filtri vecchi solo per il periodo del lavaggio, lo vado a lavare in modo che magari si bagnano e se si devono ammuffire si ammuffiscono solo quei filtri lì e non quelli nuovi montati l'anno scorso. Detto questo, il primo filtro che andiamo a fare è quello cabina, perché ho montato questa pistola e per pulirlo utilizzo questa pistola. So che il supporto qua, una volta sganciato, che si sgancia, spero si veda, che si sgancia così, girando qua, penso si possa anche staccare in modo da pulire anche questa parte. Ecco qua, perfetto, senza ammazzarci. Ok. Bene. Mamma mia. Abbastanza sporco. Io vi consiglio sempre di fare questi filtri prima, perché la parte più delicata dei filtri sono i filtri dell'aria del motore. Quindi prima si puliscono questi e un po' attorno per non far andare dentro corpi estranei e dopo si puliscono i filtri dell'aria motore. Oh, mamma mia. Andiamo qua, abbiamo tubo a sufficienza per farlo. Mm.
non c'è neanche un po' di vento per mettersi contro vento, cioè far portare via il vento la roba. Io in questo momento sto indossando una mascherina per non respirare questo schifo. Perfetto, pulito. Ok. Lo andiamo su ad appoggiare senza farlo sporcare così. E io adesso vado a lavare questa sezione qua. Ok, anche portafiltro lavato. L'ho lavato ovviamente solo con l'acqua, ragazzi, perché non serve sapone, è inutile. Gli si dà una bella lavata, lo si fa asciugare molto bene e dopo lo si può rimontare. Se siete un po' in un periodo come questo, che l'asciugatura non è delle più facili per via del clima, asciugatelo bene con uno straccio. Prossima cosa che dobbiamo fare sono i filtri motore. Filtro motore. Ah, non vi ho detto, io adesso mi sono lavato le mani solo con l'acqua, senza sapone. Se non volete sporcare le mani, mettete i guanti, anche però sono un po' inutile perché maneggiate un po' peggio i filtri e comunque non è roba chimica che vi distrugge le mani come degli oli o come delle cose peggiori. Allora, per staccare qua il tappo ci sono queste clip qua. Ne andate a muovere a X e avete tolto questo. Ecco, questa è una parte a cui dovete prestare particolarmente attenzione, perché dovete pulire filtro per filtro distante dal trattore il più possibile, in modo che non vadano corpi estranei dentro nella parte appunto del filtro motore. Quindi i filtri motore qua, filtri aria motore, sono installati in questa maniera qui, quindi ad incastro spinta dentro una lamella in plastica. Questo lo posizioniamo molto delicatamente qui e dopo ci andremo dentro con la pistola che soffia di lato. Prima voglio dare una leggera soffiata esternamente a lì l'area. Ovviamente fatelo delicatamente e mantenendo ben appoggiato il filtro principale. Ok, pulita, dopo andremo a intervenire anche su di lui. Quindi mettiamo un attimo qua, portiamo distante dal trattore il nostro filtro e andiamo a sostituire la pistola. Qua si chiude. Svitiamo. Se vi state chiedendo perché non utilizzo gli attacchi rapidi, è per il semplice motivo che in agricoltura, appena cascano per terra un attimo, si distruggono e perdono aria come non mai. Allora, questa qua è una pistola che soffia di lato, l'abbiamo già vista un po' di volte. Le usiamo per andare dentro ai filtri a tubo. Ok, dovremmo avere tubo a sufficienza. Al massimo lì abbiamo 20 metri di tubo. Perfetto, si può cominciare a pulire. Stiamo attenti a non danneggiarlo. Dall'alto verso il basso. Ok, filtro pulito, non ci si impiega poco, ragazzi, non ci si impiega poco. I filtri, diciamo, nuovi li metto qua perché questo prefiltro aria motore
e il filtro della cabina li andrò a sostituire con appunto quelli vecchi che vi ho detto per il discorso della muffa. Allora, adesso con molta cautela andiamo a togliere il filtro vero e proprio del motore. Facciamo un po' su e giù, senza sforzare troppo, e l'abbiamo tolto. Qui non ci dovrebbe essere praticamente niente, se il prefiltro funziona bene, non ci dovrebbe essere niente. Oh, perfetto, pulito anche questo. Un po' un abbassamento di voce in questo video, fantastico. Proprio quando devo fare il tractor vlog e parlare, mi si abbassa la voce. Allora, il prefiltro si può tenere, cioè scusate, il filtro vero e proprio si può già agganciare per bene, su e giù. Ok, fino a quando è ben assestato. Il prefiltro e il filtro aria cabina lo andiamo a sostituire con quelli vecchi che adesso vado a prendere. Là adesso gli daremo appena appena una pulita con uno straccio, stando attenti, ma niente di che, ecco, quello che si trova dopo il filtro ormai è entrato, però ragazzi dovete capire che se entra qua non è un problema, il problema è se si vede qualcosa qua dove c'è la guarnizione, in questo caso è solo qua, gli andiamo a pulire con uno straccio andiamo a applicare il filtro. Perfetto, sono andato a prendere i filtri da montare. Andiamo a fare una pulizia qua con lo straccio. Io sinceramente ragazzi non so neanche se riesco a farvi stare in questo video, perché non voglio sforare la mezz'ora, i 25 minuti, la mezz'ora, e non so se in questo video riesco a farvi stare anche la pulizia dei radiatori. Al massimo continuerò con prossimi episodi nelle prossime settimane e giorni. Adesso andrò a vedere perché è sera e quindi adesso diventa un po' tardi per farvi vedere bene con la telecamera, quindi adesso andrò a vedere le clip, vado a vedere la lunghezza e se ci sta ci vediamo domani mattina con la pulizia dei radiatori. Invece se non ci sta farò un prossimo episodio, magari non fra una settimana, anche fra pochi giorni, in modo tale che così vi porto anche più video in una settimana. Non è pulito alla perfezione, però non è il nostro obiettivo arrivare a un grado di pulizia in quella zona lì massimo. Questo qua lo possiamo scuotere. A posto, andiamo a applicare il prefiltro. Si deve andare a incastrare in una sede. Sempre un po' su e giù. Perfetto. Dopo andiamo a prendere il nostro portafiltro e andiamo a asciugare nella parte in cui va a appoggiare il filtro. L'importante è che non rimanga umidità, in modo tale che il filtro non si ammuffisca. Vabbè che è quello vecchio, per ora è sempre meglio evitare. Andiamo ad inserire il filtro cabina. Ok, qua siamo pronti. Perfetto, qua andiamo ad avvitare ed è a posto. Cosa c'è adesso da fare? Questo filtro qua. Ok, perfetto. Andiamo a pulire sia il coperchio che questo filtro.
Questo dovrebbe essere chiave del 13, almeno spero. Andiamo a sostituire ancora la pistola, così posso pulire bene i coperchi e il filtro, quel filtro lì che è un filtro a ciambella, potremmo dire, molto molto piccolo. Appunto, vedete che i filtri sono tanti, c'è tanto da pulire e quindi non voglio fare video eccessivamente lunghi, piuttosto faccio più episodi e ve ne porto di più in una settimana. Sono quasi certo che si saranno sentiti fruscii e generali, però ragazzi, le giacche sfregano sulle plastiche, i vestiti sfregano magari anche sul microfono, quindi vedrò di risolvere la storia, però insomma cercate di supportare. Io penso che la qualità dell'audio sia molto migliore e insomma non ci sia troppo un problema enorme per quanto riguarda il fruscio. Allora, andiamo a pulire questo coperchio qua. Andiamo ad applicare il coperchio fino a quando appunto si aggancia e dopo andiamo a vedere se quella chiave là è una chiave del 13. Forse potrebbe essere una strana misura americana e quindi non so, un 11, un 12, spero di no. Guardiamo, 13, perfetto. Stiamo attenti che non ci caschi tutto in testa. In teoria, una volta mollato un pochino, si riesce a mollare a mano. Perfetto. Ok, sono dei dadi antiperdita, per fortuna, non me li ricordavo. Ok. Quindi abbiamo un vassoio con il nostro filtro che si può estrarre e due dadi antiperdita, quindi almeno sta roba l'hanno fatta bene. Questo è il mega ventolone per l'aria in cabina. Ok, si estrae così e si può andare a soffiare. Non ci dovrebbe essere un granché, ragazzi, eh? Sempre per precauzione andiamo via dal trattore. Infatti c'è veramente poco. Cerco di far tutto con le braccia più estese possibile in modo da farvi vedere. Non è tanto pratico, però insomma. Mettiamo qua. Dopo andiamo a appoggiare un secondo questo su un posto pulito. Perfetto, andremo a riapplicare il filtro. Ok, bisogna centrarlo un pochino. Perfetto, guarda, facciamo anche i camerieri, facciamo. Facciamo i camerieri perché è una specie di vassoio, spero che nessuno, spero che tutti abbiano capito. Lo so, non era una bella battuta, però non offendetevi. Adesso qua centrare le viti un po' più difficile. Forse così è andata, eh? Torniamo un attimo indietro. Ecco, quando sentiamo un piccolo click avvitiamo insieme in modo tale che non ci siano sforzi vari. Perfetto, adesso si può andare a tirare con la chiave, non troppo ragazzi, non c'è bisogno. Perfetto, andiamo a soffiare un po' il coperchio.
Andiamo a verificare che questi tamponi in gomma siano ben posizionati, che sarebbero dei piccoli ganci in gomma. Andiamo a vedere di fare un lavoro ben fatto. Perfetto. A posto così. Allora, adesso cosa ci manca? I radiatori. Radiatori che però non so se riusciamo a fare in questo episodio. Mi sa che ho già registrato veramente tanto. Mi sa che penso di aver quasi sforato anche i 30 minuti, non lo so. Comunque i 20 li ho superati sicuro. Quindi adesso andrò a vedere le riprese e vedere se ho fatto troppi minuti o se ci sta anche la pulizia dei radiatori. Comunque andremo a mollare queste viti e andremo a soffiare tutti i radiatori. Se non ci fosse più spazio in questo episodio, io vi saluto già, vi invito a seguirmi su Instagram e ad iscrivervi al canale, mi raccomando, voi leggete tutta la descrizione per ulteriori informazioni e niente, ci vediamo nel prossimo episodio molto molto a breve.